con Esteban Cambiasso rimane tanto rammarico, una sconfitta importante come risultato, ma uno che vede il risultato e non ha visto la partita chissà cosa pensa. In realtà il pareggio sarebbe stato il giusto premio per quello che è stato fatto questa sera. Sì, una partita che l'Inter penso che ha interpretato bene, al di là di che magari abbiamo commesso degli errori che sono anche difficili perché con Napoli lo paghi, ma innanzitutto penso che è successo tutto quello che non ti deve succedere, perché nei momenti importanti, nei momenti chiavi dove magari la partita la puoi portare dalla tua parte grazie a errori anche non nostri, sono andati dalla loro parte. Tu hai giocato tante volte qua a Napoli e io penso che forse è la prima volta che siamo arrivati qui a far noi partita. Questo è un segnale da cui ripartire guardando con la giusta serenità al lavoro che state facendo, cioè a livello di mentalità, di approccio. L'Inter era qua e giocava, e se la giocava anche sul 3-2 dopo l'espulsione di Ricky Alvarez, si è continuato a cercare di giocare, ovviamente esponendosi ancora un po' di più a quello che è il loro piatto forte, cioè le ripartenze. Sì, quella è l'idea, diciamo, l'idea che oggi ha dimostrato l'Inter in campo è quella di cercare di essere protagonisti ovunque. È normale che vai via con una sconfitta, c'è questo rammarico, ti fa male, ma è anche vero che abbiamo fatto tante cose positive, certo tantissimi miglioramenti rispetto a quello che erano le gare precedenti dove abbiamo ottenuto dei punti, ma penso che tutti siamo rimasti più arrabbiati per quello che era la prestazione della squadra. Oggi, capendo anche le spessore della squadra che affrontavamo e come l'abbiamo affrontato, penso che in questo ci rimane un po' più di, diciamo, di tranquillità rispetto alle altre gare. Nagaia e Alessandro per il Cuccio. Cuccio, io più che sulla partita di quest'oggi vorrei soffermarmi su quella che arriva domenica, chiudere l'anno e quindi che lascerà anche uno strascico importante, però arriva il derby, una partita sicuramente non banale, tu ne hai giocati tanti, hai giocato anche una partita qualche anno fa che si disputò in una data simile più o meno e che andò in una certa maniera, per cui insomma ti chiedo come si prepara una settimana così e una partita così. Beh, la prima cosa che mi viene da pensare è che si prepara con un uomo in meno, perché l'espulsione di Ricky non soltanto ha condizionato il fatto di questa partita, sino che ha anche condizionato quella dopo, che purtroppo è il derby, no? E sappiamo cosa significa per qualsiasi giocatore o tifoso dell'Inter, e sappiamo che non c'è classifica che conta, che è una partita speciale nella quale speriamo di riuscire a tenere 3 punti che sicuramente sono importanti per continuare e anche importanti perché vincere un derby è sempre speciale, soprattutto quello, il dispiacere di sapere che purtroppo per una quasi pseudo mano direi ci perdiamo un giocatore dell'importanza di Ricky, ma ormai siamo anche abituati. Cuccio, posso chiederti che cosa ha detto l'arbitro in occasione appunto dell'espulsione di Ricky? Perché non ha esitato un istante, ho visto. No, io ancora mi chiedo cosa ha fatto più che cosa ha detto. Sì. Ancora mi chiedo cosa ha fatto più che cosa ha detto. Innanzitutto dispiace, la verità è che faccio fatica a capire se siamo noi sfortunati con lui o lui sfortunato con noi, ma o viceversa, perché purtroppo dei precedenti che io abbia a memoria ricordo quasi tutti negativi, purtroppo penso che lui avrà la stessa sensazione con noi, ricordo le manette, ricordo Juve Inter, ricordo Inter Roma, ricordo molto recentemente quella di oggi, mi sa che è una situazione che è sgradevole a vicenda, lui vede la nostra maglia e non riesce a fare delle grandissime prestazioni e noi purtroppo va sempre male con lui o quasi. Grazie Cuccio. Tra l'altro è riuscito anche a trasformare un fallo subito in un fallo commesso quest'oggi nel primo tempo su Palacio, anche lì Rodrigo ha fatto una faccia che racconta tutto.
Sì. Non so se ne avete parlato con lui rientrando, perché era proprio negli ultimi istanti del primo tempo. Lo abbiamo visto, soprattutto che il fatto che non sia stato un rigore ti penalizza. Comunque a quello sì che veramente siamo abbastanza abituati, perché quello quasi che non ce lo aspettiamo, finché non cadrà uno in mezzo a tre con un colpo in faccia, non aspettiamo. Direttamente penso che adesso quello che dovremmo fare è nemmeno allenarli, perché comunque non arrivano. E in più che sia fallo in attacco, ma di solito queste sono decisioni più naturali, perché diventano più facili, diciamo che come un calciatore per calciare un rigore ha bisogno di una certa responsabilità, anche per fischiarlo ci vuole più responsabilità che per un fallo in attacco. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...